Gigi Bettoli, Pordenone, Lega Sport Sociale. Ma dico, come al solito, dico le cose che mi passano dalla testa, difficile che meglio con qualcun altro. Allora, ci sono due aspetti che non mi convincono. Primo, già nei primi anni 70, quando ero molto giovane, ero scettico nei confronti dell'estetica delle assemblee. Figuriamoci adesso che i capelli sono meno e gli anni sono passati. Io credo che dobbiamo lavorare di più sulle nostre modalità, più che di comunicazione, di elaborazione, perché altrimenti il rischio è di essere dannatamente ripetitivi. E la storia che noi pensiamo tutta una serie di cose, condivido praticamente tutto quello che è stato detto, e così sono brevissimo, però continuare a dire queste e non rendersi conto che il tempo passa e che sono passati decenni rischia di essere pericoloso, oltre che noioso per chi c'è, ma anche disorientante per chi non c'è. Una settimana fa, a un'altra riunione di questo genere, in cui c'eravamo molti di noi, in cui dicevamo le stesse cose, non dico qual è perché sennò potrebbe sembrare una critica, in realtà facciamo conto alla seduta precedente a questa, avevo a fianco un'operatrice non giovanissima che per la prima volta partecipava, pubblica tra l'altro, a differenza di me come operatore, che per la prima volta partecipava a una riunione nazionale ed era, come posso dire, fortemente disorientata, perché diceva qui si continuano a fare i report sulle situazioni regionali, ma diamine, ma dove è stata applicata questa riforma? Allora, a proposito di smacchiature di animali macchiati, cioè dobbiamo dirci che è ora di finirla questa storia dell'applicazione a macchia di leopardo alla legge 180, cioè per essere riformisti bisogna anche prendere atto del fatto che quando si fa una legge, se più di 35 anni dopo l'applicazione di questa legge, questa applicata in una minoranza di situazioni, poi se andiamo a vedere col microscopio che quelle, nessuno è perfetto, cioè si pone un problema. E allora è giusto ritornare a prospettiva generale e dire che il movimento basagliano, la 180, fanno parte di un processo di tipo generale che è terminato con una drammatica sconfitta. Questo è il primo punto. Siamo una realtà, un'isola di tante piccole isole, minuscole, scogli di sopravvissuti all'interno di una sconfitta generale. Diamine, sono cresciuto in una famiglia di socialisti di sinistra, dove il termine socialdemocratico era un insulto, era un comune insulto, non era una valutazione politica, e adesso siamo in un paese dove si valuta sul fatto che se ci fosse un partito socialdemocratico non sarebbe neanche disdicevole. Allora, rispetto a questo, abbiamo bisogno di non di rinunciare alle cose che diciamo, ma di inserirle in un quadro credibile, in un quadro che tenga, perché altrimenti ci troviamo di fronte a infortuni come quello che è capitato a nome di tutti, perché sarebbe ingeneroso mettergli la cosa sulle spalle tutto lui, ma come l'emendamento Marino, che è la tipica logica emergenziale e non il riformismo, quello socialdemocratico vero, scandinavo, tedesco, britannico, eccetera, ma è il cercare di metterci le pezze. Sì, chiudo gli OPG, ma se non hai toccato il sistema giudiziario, se non hai toccato il sistema carcerario, se in questo paese le istituzioni totali rinascono ogni piesso spinto da ogni parte, a cominciare dagli immigrati e da tutte le altre categorie di marginali, cosa diavolo vuoi risolvere con un emendamento come l'emendamento Marino? Al massimo appunto crei una situazione per cui chiudi 6 OPG per fare una ventina, tombola. Ma questo è un problema generale. Allora, se è vero che usciamo dalla sconfitta e dobbiamo ripensare come sinistra, ebbene sì, so che non tutti la pensiamo in questo modo, ma a un certo punto, se qualcuno ha un'interpretazione del movimento basagliano diversa da quella del fatto che un pezzo di sinistra la dica, la espliciti, magari ci convinca, ma se è quello il problema dobbiamo ripensare al quadro generale. E il quadro generale è innanzitutto mettere in discussione per esempio il paradigma lavoristico. Ci rendiamo o non ci rendiamo conto che dopo operatori sociali che hanno voluto ridare dignità alle persone e quindi ridargli paga, inquadramento, retribuzioni, assicurazioni eccetera, tanto lavoro schiavistico ce l'avevamo già, da quella base di partenza ad oggi è cambiato qualcosa, ed è che il lavoro non
non è più lo sbocco realistico, non è più il centro della nostra attenzione in una società dove il lavoro regolare è sempre di più un'eccezione e dove la precarietà, la marginalizzazione, l'irregolarità del lavoro nel suo generale è il centro della questione. E allora, come ben diceva Rossi stamattina, dobbiamo, per esempio, mettere al centro della nostra riflessione la questione del diritto di cittadinanza. Siamo in Europa? Ebbene, e allora perché in Europa noi siamo gli unici a non aver diritto al reddito di cittadinanza? Questo significa avere un esercito di lavoratori di riserva, privi di diritto, privi di reddito, che ovviamente stanno male. Vogliamo parlare di marginalità, di malessere, di emarginazione in psichiatria, in una situazione in cui l'insicurezza è tale per cui è la norma, e vogliamo parlare di questo, oppure vogliamo continuare a ripetere schemi che ormai purtroppo sono stati rotti? Ecco, questo è il tipo di messaggio che lascio a questa assemblea, dicendo anche a passare, per farla breve, appunto, tutti in 5 minuti, per cui si può dire quello che si può dire, che per esempio anche le valutazioni sul lavoro, sulla terziarizzazione del lavoro pubblico, sulla cooperazione eccetera, vanno fatte in altro modo. Io non voglio entrare in quelle polemiche sul sindacato che sono state fatte prima, sono iscritto alle CGIL da generazione, per cui figuriamoci. Il problema però è che poi se si va fuori e si prende la segna sindacale, che erano i primi giornali che mi è capitato di leggere quando ero piccolo, ovviamente leggevo le vignette di Piper, mica gli articoli politici, però diamine, se si va fuori e si vede l'ultima copia in distribuzione gratuita, c'è un paginone dove si capisce benissimo, quello il resoconto sullo studio dell'Hauser, cioè dai titoli ai sottotitoli al testo, a meno che tu non sia un esperto del settore e riesci a leggere tra le righe, ma un qualsiasi militante sindacale non capisce la differenza tra volontariato, cooperazione sociale e sanità o sociale, profit, proprio non ci riesce, c'è una confusione di tipo generale. Quando si parla essenzialmente del pubblico impiego in questo paese, dove per fortuna ce ne sono stati meno degli altri paesi del sud Europa, si continua a parlare solo di dipendenti pubblici. Ma sapete quanti sono i cooperatori sociali che in questi anni hanno perso lavoro e quanti stanno rischiando di perderlo? Una cifra enormemente superiore, già accumulata, di quelli dipendenti pubblici, perché i licenziamenti del pubblico impiego italiano sono fatti nelle cooperative sociali. E distinguere tra posti di lavoro licenziati nelle cooperative sociali o fasce di cooperazione sociale ai margini, precarizzate, chiamarla spuria è un modo di dire. Bisogna molto distinguere, perché ci sono forti livelli di inquinamento, però discutere tra questo e il volontariato, che vuol dire semplicemente ritorno al lavoro nero, è una bella differenza, e su questo diamine, il sindacato una riflessione deve farcela su questi aspetti. Ultima roba, in una piattaforma generale dobbiamo anche porci uno strumento, e qui sì, parlo da operatore e dirigente a cooperazione sociale, deve porsi un problema di cos'è la cooperazione sociale. Abbiamo una legge che ha più di 20 anni. La divisione A e B è un dramma. Abbiamo le cooperative degli operatori e abbiamo le cooperative degli utenti. Non solo, ma l'Europa ha cambiato la definizione di utenti. Gli utenti italiani svantaggiati sono diversi dai disabili italiani, sono tutti insieme diversi da quelli europei, non si capisce più niente, e abbiamo un problema se facciamo entrare tutto lo svantaggio sociale, che certo può diventare psichiatria, e anzi lo diventerà a suon di crisi e di licenziamenti di massa, rischiamo di non lasciare più posto agli utenti che hanno più problemi. Ma se ci limitiamo solo agli utenti che hanno più problemi, rischiamo come al solito di essere noi sanitarizzanti, di pigliare le persone con le diagnosi più gravi e di non rendersi conto che il problema ci circonda tutti ed è in mezzo a noi.